fondi strutturali europei. Documenti approvati il 4 marzo. Delegazione di sindaci di comuni montani. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 4 marzo il Consiglio regionale ha ricordato le figure di due ex consiglieri che hanno caratterizzato la vita politica piemontese. Gipo, Giuseppe Farassino, scomparso l'11 dicembre scorso, attore e cantautore dialettale, consigliere regionale nelle legislature quinta e sesta e assessore nella settima, e Giovanni Picco, scomparso il 3 gennaio, già sindaco di Torino, eletto in Consiglio regionale nella seconda, terza e quarta legislatura. L'Assemblea ha poi approvato la programmazione dei fondi strutturali europei. In primo piano. Il Consiglio regionale, nella seduta del 4 marzo, ha approvato con alcuni emendamenti dell'opposizione il documento strategico unitario DSU per la programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020. Il documento recepisce le linee di indirizzo strategico Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza una mozione a tutela dei lavoratori dei servizi di pulizia e sorveglianza nelle scuole e un ordine del giorno contro le discriminazioni e per la piena rappresentanza di genere in occasione della Giornata internazionale della donna. In chiusura di seduta ha approvato una mozione per un impiego diffuso degli strumenti di qualità della normazione e di valutazione delle politiche pubbliche. In una pausa dei lavori del Consiglio regionale, una delegazione di sindaci di comuni montani è stata ricevuta dall'ufficio di presidenza alla presenza di componenti della giunta, capigruppo e consiglieri. Gli amministratori locali hanno manifestato preoccupazione per il rischio di mancata approvazione del disegno di legge 373, legge sulla montagna, rimandato alla seduta della prossima settimana. In breve. La Cultura Open al centro dell'edizione 2014 di PA 140, appuntamento ormai tradizionale del Consiglio regionale per discutere su internet, digitale e pubbliche amministrazioni. Si può conoscere meglio il territorio con le mappe libere e aperte? Il cittadino può comprendere meglio le notizie con l'uso di infografiche open data? Queste alcune delle questioni affrontate dai relatori al mattino. Nel pomeriggio l'atto conclusivo del Piemonte Visual Contest, premiati tra i migliori lavori di ciascuna categoria e assegnati i premi speciali del CSI Piemonte e di Talent Garden. Hanno partecipato al concorso 94 progetti su svariati temi, tra i quali i più gettonati: scuola, viabilità, rifiuti e turismo.